Signore e signori, bentrovati e buona domenica in compagnia del TG6 La Settimana. Sottoscritto l'accordo tra Regione Abruzzo e Amazon per la realizzazione di attività di supporto alle aziende, oltre che di promozione dei prodotti made in Abruzzo sul più famoso portale di e-commerce. Vediamo. Un protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo ed Amazon, il più famoso portale e-commerce, che prevede la realizzazione di attività di supporto alla digitalizzazione delle piccole e medie imprese, oltre alla promozione dei prodotti dell'Abruzzo. Da un lato le nuove modalità di commercio, dall'altro la tutela del piccolo commercio e dell'artigianato. Sì, cerchiamo di conciliare le nuove modalità di commercio basate principalmente fortemente sull'online, sulla consegna a domicilio e sulla concentrazione dei grandi gruppi, con la tutela del piccolo commercio, dell'artigianato, ai quali cerchiamo di mettere a disposizione attraverso questo protocollo con Amazon la vetrina che una grande piattaforma internazionale può offrire, e che a quel punto diventa paradossalmente l'occasione di rilancio del piccolo commercio e delle produzioni artigianali, delle piccole produzioni, perché invece di essere conosciute soltanto nel ristretto circondario di vicinato, hanno l'occasione di aprirsi a una platea, a un pubblico nazionale e internazionale. Saranno attività sia online, quindi di webinar, sia dei bootcamp di 2 giorni, quindi intensivi, dei mini master dedicati all'internazionalizzazione e alla digitalizzazione. L'80% dei contenuti di questi corsi in realtà parla di marketplace in generale, di e-commerce e non di Amazon, proprio perché poi l'azienda deve essere libera di poter scegliere qual è il canale di vendita che è meglio per le sue attività. Tra pochi giorni ci sarà l'apertura dello stabilimento di San Salvo, che prevede in 3 anni l'impiego di circa 1.000 persone. Siamo sicuramente ad una svolta epocale in quella che è l'economia di quel territorio, ma oserei dire anche della regione Abruzzo, essendo lo stabilimento di Amazon il più grande del centro-sud. Ci cominciamo a guardare a volgere lo sguardo verso la logistica, che è la nuova frontiera dell'economia del nuovo millennio. La ASL di Teramo ha annunciato che in tempi brevi assumerà i 22 vincitori del concorso per OS, i quali hanno comunque manifestato davanti all'ospedale Mazzini di Teramo. Ora confidano che si proceda con passi concreti. È stato un concorso lungo. Ieri Teramo ci ha incontrato in un tavolo tecnico, ha incontrato i 3 rappresentanti delle 3 ASL di riferimento di questo concorso. Teramo ha preso una posizione, quindi ha intenzione comunque di assumere i 22 posti messi a bando per quanto riguarda la ASL di Teramo, altresì confermato di aver inoltrato le graduatorie delle altre ASL di riferimento nelle sedi competenti. Quindi comunque chiediamo a gran voce che anche le altre sedi procedano come ha fatto Teramo. Siamo delle figure cardine perché comunque, se avete letto giornali, sentito proteste da tutte le parti, c'è bisogno di noi. C'è bisogno di noi a gran voce, ci sono doppi turni, salti delle ferie. Più si legge questo e più si alza la protesta, perché il personale che vuole lavorare c'è. Quindi basta riconoscergli questo e i problemi potrebbero anche essere risolti. Quindi diminuire le liste d'attesa, riportare la sanità nella nostra regione, perché incrementando i servizi con il personale annesso si ria comunque la centralizzazione di quello che è una ASL che funziona, che ha fatto acqua da tutte le parti, ma in realtà funziona, è una bella realtà, ve lo dice una che lavora al nord, quindi è una bellissima realtà, basta solo ritrovare la giusta strada per poter arrivare a tutto questo. Quindi sì, noi siamo pronti, siamo qui che aspettiamo e siamo pronti. Il senatore Luciano D'Alfonso ha illustrato i tratti salienti della riforma della giustizia tributaria, alla quale ha lavorato la 6ª commissione che presiede in Senato. Una riforma, ha spiegato D'Alfonso, che l'Europa si chiede con forza. Benché le Camere siano state sciolte, ci sono lavori che possono arrivare a compimento. Tra questi la riforma della cosiddetta giustizia tributaria all'esame della 6ª commissione Finanze e Tesoro del Senato, presieduta da Luciano D'Alfonso. È la riforma di ciò che più incide nella vita di chi produce ricchezza,
in Italia, di chi adempia gli obblighi dell'articolo 53 della Carta Costituzionale. Noi abbiamo in Abruzzo, per esempio, un monte di contenzioso tra commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e poi tutto quello che si mobilita in Cassazione, che è pari per numero a 3.000 istanze l'anno di contenzioso tributario per un valore di circa 10 miliardi di euro di oggetto di contenzioso. Da oggi la riforma sarà al Senato, diversi punti salienti, tra cui l'assunzione tramite concorso per esami di 567 magistrati tributari a tempo pieno tra il 2023 e il 2030, l'autonomia e indipendenza del giudice tributario, l'accesso al concorso anche per i laureati in economia, lo spostamento dell'onere della prova dal contribuente all'amministrazione finanziaria, pace fiscale sostenibile con lo stralcio di 50.000 liti assai risalenti pendenti in Cassazione, l'assegnazione di un bolino blu ai contribuenti virtuosi che avranno una premialità fiscale, il reclamo e la mediazione come istituti tendenti a ridurre i contenziosi, l'introduzione anche in Cassazione di una sezione specializzata tributaria che ora manca. Insomma, sarà un lavoro che faremo a più mani, con ragionevolezza, perché sappiamo che è una grande questione della libertà, della democrazia di questo paese. Ci lavoriamo organizzando una genitorialità diffusa dei meriti riguardanti la fondamentalità di questa riforma, che è attesa anche nei rapporti con l'Europa. L'Europa ci ha posto questo obiettivo come uno degli obiettivi fondamentali del patto. Ancora elevati i numeri di positivi al Covid-19 nella nostra regione, tra cui in tanti alle prese per le reinfezioni. L'assessore alla salute della regione Abruzzo fa il punto sulla situazione e spegne le polemiche sul tasso di positività che vede l'Abruzzo tra le peggiori. L'incidenza non molla, la regione Abruzzo, i tanti contagi nemmeno, non si vede questa discesa anche in estate. Questo è dovuto anche alla forza di volontà, alla volontà degli abruzzesi di ricorrere ai tamponi. Sì, è vero, nella nostra regione c'è questa attenzione a fare i tamponi, questo è senz'altro un dato positivo, però è anche vero che mette in evidenza una percentuale alta di quelli che sono i positivi. In Abruzzo dobbiamo dire che oggi è occupato il 5% dei posti letto in terapia intensiva e il 19% in area medica. Questo è un dato leggermente inferiore alla media, però è vero che è uno dei tassi più alti d'Italia, però come ho già detto anche in altre situazioni questo è dovuto a due fattori: il basso numero di abitanti e quindi una percentuale che incide e che porta proprio questo livello maggiore rispetto al numero della popolazione, e come abbiamo detto anche l'alto numero dei test eseguiti. Ogni giorno è anche da sottolineare che le reinfezioni rappresentano più del 20% dei casi positivi. La reinfezione avviene subito o avviene poi in un tempo più lungo? Non ci sono dei dati precisi, ma sono, diciamo, situazioni che variano poi a seconda della fragilità, a seconda del problema che ogni soggetto ha, ma non ci sono limiti e date precise. Sono già aperti degli hub per la quarta dose, a settembre sicuramente ci sarà l'avvio di una nuova campagna vaccinale. Nel mese di settembre partirà, come ci è stato fino ad oggi detto però verbalmente da parte dei ministeri, una nuova campagna vaccinale per un ulteriore vaccino. Si parla anche di non far fare più la quarantena preventiva a quelli che sono gli asintomatici. Questo che cosa significherebbe? Questo significherebbe che si esce sempre più fuori da questo discorso del denominare questo virus pandemia, diventa sempre più endemico, e questa è un'ipotesi che ha sottolineato il Vice Ministro, quindi non ancora riceviamo documentazioni per queste conferme, però senz'altro c'è questa volontà di ridurre sempre di più il numero dei giorni dell'isolamento, in modo particolare quando si parla di asintomatici. L'Abruzzo ha per la prima volta superato il 5% di territorio alterato ed è tra le regioni con le peggiori performance di consumo di suolo tra il 2020 e il 2021. A dirlo l'annuale rapporto ISPRA sul consumo di suolo.
Per quanto riguarda il consumo di suolo, l'Abruzzo ha superato la soglia del 5% del territorio alterato, un numero che fa allarmare. Sì, vuol dire coprire di cemento il suolo, quindi trasformarlo in maniera per esempio definitiva in quel caso, oppure fare grandi lavori di sbancamenti, e questo anche altera il suolo. Nel suolo ci sono cicli importanti per quanto riguarda la chimica, per quanto riguarda la vita di molti organismi, per trattenere l'acqua, che è un aspetto fondamentale, e conservarla nel sottosuolo. Il suolo svolge funzioni fondamentali che poi ci vengono ridati in cambio servizi ecosistemici come appunto l'acqua, la biodiversità, l'agricoltura si fa sul suolo. Ecco, se noi invece di poter coltivare ci mettiamo una casa sopra del cemento, non potremo più coltivare, quella possibilità ce la perdiamo. Ecco, noi stiamo esagerando nell'occupazione del suolo, nell'antropizzazione del suolo, e lo dicono i dati dell'ISPRA, del principale organo scientifico italiano, che ci ricorda che appunto in Abruzzo abbiamo già cementificato, alterato più di 50.000 ettari di terreni, coprendoli di cemento, città, edifici, strade e quant'altro, e purtroppo l'Abruzzo si situa nella classifica come posizione peggiore negli ultimi anni, perché solo l'anno scorso abbiamo consumato più di 400 ettari, pari a 500 campi di calcio solo in Abruzzo di consumo di suolo. Questo è un dato assolutamente insostenibile. Noi dobbiamo fermare quel consumo di suolo, anzi dobbiamo cercare di ripristinare, proprio perché il suolo ci garantisce acqua, ci garantisce l'agricoltura e, come ho detto prima, ecco, questi dati sono molto preoccupanti. L'ISPRA ci richiama in continuazione, purtroppo la politica però va ancora dietro ai costruttori, a chi vuole trasformare il territorio e non conservarlo. Dobbiamo cambiare assolutamente verso e dobbiamo puntare alla conservazione del suolo e anche al ripristino. Curare, se non addirittura prevenire, i problemi di approvvigionamento idrico. L'argomento molto attuale è stato al centro del convegno all'Aruzzo Reti di Teramo, nel quale sono intervenuti tra gli altri il presidente della regione Marco Marsilio e il docente teramano all'Università di Uppsala Giuliano Di Baldassare. La crisi idrica chiaramente è piuttosto accentuata soprattutto nel nord Italia, nella pianura padana, ma coinvolge in parecchie regioni nel contesto del paese, del nostro paese. La situazione in Abruzzo risulta essere una situazione che va monitorata, non è critica come in altre regioni italiane, come per esempio nella pianura padana, ma chiaramente non sappiamo quale sarà l'evolversi delle situazioni meteorologiche, quindi soprattutto in particolare l'anomalia termica e quella pluviometrica. Se continua, diciamo, a fare molto caldo e non piovere, la situazione può diventare molto più critica. In questo momento la palla è nel campo dei gestori, che svolgono un ruolo cruciale. La scarsità di risorse è sotto gli occhi di tutti e quindi è un momento storico nel quale a maggior ragione la gestione della risorsa idrica va effettuata con particolare attenzione e cautela. Le risorse da stanziare per l'efficientamento delle infrastrutture acquedottistiche, che mediamente in Italia, ricordo, hanno un'età superiore ai 50 anni, è sicuramente un campanello d'allarme. Molte infrastrutture addirittura superano il secolo di vita e quindi la necessità di adeguamento, ammodernamento e manutenzione è un impegno che è assolutamente prioritario. C'è necessità di grande cooperazione internazionale su questo tema, c'è bisogno di una politica che diventi, di una cooperazione politica che diventi globale, come globale è la crisi ecologica, come globale è la crisi energetica oggi, quindi c'è bisogno di una sensibilità maggiore su questo tema, ma soprattutto di decisioni che siano fortemente indirizzate verso la riduzione dei rischi dei cambiamenti climatici. Abbiamo puntato molto sul tema dell'idrico, sia nel PNRR con i progetti bandiera, di cui attendiamo il decreto di approvazione almeno di un primo lotto di interventi che vedranno proprio protagonista la adduttrice del Ruzzo e che consentirà di creare una connessione diretta e forte tra l'acquedotto teramano, quello di Pescara e quello di Chieti, in modo da poter risolvere un problema molto, molto serio di approvvigionamento idrico, che soprattutto nei mesi estivi
quando c'è maggiore presenza di turisti e maggiore richiesta di acqua, continua a imperversare. L'acqua che esce dal Gran Sasso, sia sul versante teramano che sul versante aquilano, è tra le più pulite, sicure e sane di tutta Italia. Non teme confronti e il sistema di monitoraggio e controllo e le centraline, anche la capacità, la capacità di analisi che hanno questi strumenti è molto molto superiore a quella, alla media di tutti gli altri acquedotti italiani. Quindi rassicuriamo i cittadini abruzzesi e in particolare quelli teramani e aquilani che l'acqua che bevono, che arriva nei loro rubinetti, è sempre sanissima e su questo non c'è nessuna ombra di dubbio. Esprime soddisfazione la senatrice abruzzese del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo per approvazione di emendamento al DL Infrastrutture e Mobilità che tutela il personale di strada dei parchi. Dopo una lunga battaglia nella Commissione Lavori Pubblici in Senato è passato un emendamento proposto dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Gabriella Di Girolamo che ha il fine di tutelare il personale di strada dei parchi S.P.A., della Parchi Global Service S.P.A. e della Infra Engineering S.R.L. Il trattamento economico, il livello di inquadramento e di anzianità di questi lavoratori impiegati nello svolgimento del servizio autostradale della A24 e A25 è dunque salvo. In questo modo, oltre a tutelare i diritti di queste persone, viene anche garantito il servizio e la sicurezza sulle autostrade abruzzesi, così la senatrice pentastellata. Sono molto soddisfatta del lavoro che si è svolto questa notte in Commissione Lavori Pubblici, in particolare per l'approvazione di alcuni dei miei emendamenti presentati per garantire maggiore tutela ai lavoratori che saranno assorbiti in ANAS e ai sindaci che puntualmente tornavano in strada per manifestare sulle questioni della sicurezza e del rincaro dei pedaggi. In particolare è passato un emendamento che prevede il mantenimento delle condizioni economiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro praticate dalle società di provenienza di coloro che appunto saranno assorbiti in ANAS e inoltre la salvaguardia del livello e dell'anzianità del lavoratore stesso. Per quanto riguarda invece i sindaci, la buona notizia per loro è che verrà istituito un tavolo istituzionale al quale insieme ai presidenti di Regione Lazio ed Abruzzo, insieme a rappresentanti di governo, insieme a rappresentanti di associazioni di consumatori verranno chiamati loro stessi a presiedere a questo tavolo affinché vi sia una più ampia partecipazione democratica sulla programmazione della manutenzione e sulla definizione delle nuove tariffe autostradali. Bota e risposta all'interno della maggioranza in regione per i fondi da destinare alla Santissima Annunziata di Chieti. Secondo il capogruppo di Forza Italia Mauro Febo destinerà solo 49 dei 60 milioni promessi per gli interventi di riqualificazione del nosocomio. Pronta la replica dell'assessore alla salute Nicoletta Verì. I fondi da destinare alla riqualificazione del Policlinico di Chieti stanno suscitando tensione all'interno della maggioranza in regione. Ad alimentarle è stato ieri pomeriggio l'ex assessore regionale ed ora capogruppo di Forza Italia Mauro Febo con una nota a cui ha allegato una comunicazione del Dipartimento Sanità nella quale si parla di 49 milioni di cofinanziamento da destinare al Santissima Annunziata. Le ASL di Chieti e L'Aquila penalizzate nonostante i conti siano in ordine, attacca Febo, mentre per Teramo e Pescara la regione ha addirittura autorizzato lo sforamento dei tetti di spesa per il personale di circa 5 milioni di euro, permettendo così la proroga di 5 mesi dei contratti degli infermieri e degli OSS in scadenza, prevalentemente al 31 luglio. Non solo, ma apprendo con stupore e rammarico che per i fondi da destinare al nosocomio di Chieti si sta prefigurando un venir meno agli impegni presi, in quanto a fronte delle risorse promesse, 60 milioni di euro, a oggi la Regione e nello specifico il Dipartimento regionale ne metterebbe a disposizione solo 49. Spero, conclude Febo, facendo riferimento a una riunione avuta all'Università di Chieti dal direttore del Dipartimento Damario, dall'assessore regionale Verì, il manager dell'ASL Shell e il rettore Caputi, anzi invito i vertici sanitari regionali a tornare sui propri passi e a mantenere gli impegni presi.
Stamani la replica dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì. Il progetto di infrastrutturazione da 49 milioni di euro, dice, è frutto di un lavoro di condivisione tra regione, ASL e università, che per la prima volta da anni hanno raggiunto un'intesa piena su tutti gli interventi. Il piano complessivo prevede un investimento totale di 60 milioni di euro, che per la parte non coperta dall'articolo 20 sarà sostenuto con altre linee di finanziamento. Leggo con stupore, ha rimarcato l'assessore, le dichiarazioni di chi parla di danno allo ospedale di Chieti per i 49 milioni di fondi destinati dalla regione al Policlinico Santissima Annunziata. Sarebbe stato meglio fare come si è fatto negli ultimi 25 anni e ancor di più nella precedente legislatura, cioè destinare zero finanziamenti a Chieti? Casa occupata abusivamente e atti di violenza all'ordine del giorno. Parliamo della situazione in cui vivono i residenti di Via Rimini a Montesilvano. A scendere strada è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Qui è invivibile, c'è gente sia cattiva ma anche comunque onesta che va lavorando. Mettere la musica a palla alle 2, alle 3 di notte. Immagino che chi lavora alle 5 del mattino che si alza è difficoltoso. Sono disperati i residenti di Via Rimini a Montesilvano, una zona classificabile come quella del ferro di cavallo di Pescara. Come testimoniano le immagini, all'interno degli alloggi ADER è possibile trovare allacci abusivi alle utenze e sporcizia. Inoltre nel quartiere ci si può imbattere con cani, anche di grossa taglia, senza guinzaglio, che terrorizzano i passanti. Mentre in passato non sono mancati nemmeno atti di violenza. Purtroppo con questa gente non ci si può parlare, perché io ho parlato varie volte per il cane, perché io comunque faccio parte dell'animalista, sono... Ho cercato di parlare, ma invece sono stato mandato solo all'ospedale. A denunciare la situazione Domenico Pettinari, il consigliere regionale pentastellato chiede l'intervento di Regione Abruzzo e del Comune di Montesilvano. Non c'è più tempo da perdere, andremo adesso a verificare questi alloggi abusivi, andremo a verificare gli allacci abusivi alle utenze, come rubano la corrente e poi i cittadini onesti sono anche costretti a pagare le utenze per loro e per gli altri. Quindi l'appello che faccio forte al sindaco di Montesilvano, al presidente di Regione Abruzzo, perché qui ci serve un servizio di videosorveglianza che funzioni, perché vedremo anche telecamere completamente rotte e sfasciate, serve sicuramente unità fissa di polizia H24 che possa garantire la sicurezza ai posti e poi una grande opera di bonifica, di pulizia, perché veramente c'è di tutto e più. Adesso cambiamo argomento, parliamo di sport, calcio. Giovedì Pescara ha superato in amichevoli la Delfino Curi per 5-0. Vediamo il servizio. Il secondo test precampionato contro la Delfino Curi, squadra del campionato di eccellenza abruzzese, ha chiuso il ritiro di palena del Pescara. Prestazione di tenore decisamente diverso a quella di domenica, quando i biancazzurri hanno disputato un ottimo match contro la quotata Adana Demirspor. Squadra decisamente meno brillante e più lenta per i carichi di lavoro e la stanchezza accumulata domenica, oltre che per stimoli che contro la compagine nella massima serie turca erano altissimi. Cuppone e Lescano però continuano ad avere confidenza col gol e nel 5-0 rifilato all'11 di Guglielmo Bonati c'è ancora la firma della nuova coppia d'attacco del Delfino, che impiega 38 minuti per sbloccare il risultato con il gol dell'attaccante salentino e appena un minuto per raddoppiare con la bella girata del centravanti argentino. Nell'11 titolare due novità rispetto a domenica scorsa: Illanes e De Marino al posto di Ingrosso e Milani. Colombo cambia tutti gli 11 nella ripresa, debuttano Prizzari e Giabua, assente Frascatore. Negli ultimi minuti spazio a un Rasi con la valigia in mano al posto di un Giabua ancora un po' acciaccato. Il Pescara crea di più a inizio di ripresa quando trova la terza rete con Mehic, poi c'è soddisfazione anche per Vladislav Blanuta che dopo metà frazione e all'ultima azione timbra la doppietta e fissa il finale sul 5-0. Il bilancio di questi primi giorni del presidente Daniele Sebastiani, che si sofferma anche sul mercato. Ah, noi siamo contenti, siamo soddisfatti del lavoro che è stato fatto fino adesso. Poi è chiaro che siamo solo agli inizi, però bisogna avere pazienza, bisogna dargli il tempo a un allenatore nuovo che arriva con una squadra completamente nuova, quindi ci vuole pazienza e noi di pazienza ne abbiamo. Nei prossimi giorni credo che il direttore riesca a portare quegli elementi che mancano e poi aspettiamo, perché manca un mese alla fine del mercato e quindi può succedere di tutto. Aloy? Ma lui deve risolvere un problema, da quello che so io, deve risolvere un problema suo con la squadra di appartenenza, poi dopo vedremo. Quanti innesti ritenete ancora di fare prima della fine del calciomercato? Ma credo che 3 o 4 giocatori ci serviranno.
Oltre a Carlo Di Renzo, ieri a Palena erano presenti anche i procuratori Vincenzo Pisacane e Bruno Cirillo che, oltre ad Aloi, assistono profili che potrebbero fare comodo come trequartisti. Tra gli altri Alessio Curcio, ancora sotto contratto col Foggia, l'ex Dejan Vokic del Benevento e soprattutto Andrea Schenetti, svincolato ma con costi alti a livello di ingaggio, spazio anche alle dinamiche societarie. Lei ha usato la parola commerciale nei confronti di Campitelli, può essere un po' più esplicito su questo tipo di collaborazione che avrà con voi l'ex presidente del Teramo? Sì, ma Luciano, come sapete, è un mio carissimo amico da sempre. Abbiamo sempre collaborato quando lui era anche presidente del Teramo, adesso è fuori dal calcio, ha voglia di fare qualcosa nel calcio, ha tante competenze importanti, quindi verrà con noi e verrà con noi, cioè in questa fase ci darà una mano sotto l'aspetto commerciale, nel senso che si occuperà più della parte marketing. Sul fronte Australia, perché poi i tifosi continuano a chiedere, ma insomma arriveranno questi imprenditori? Ma io mi auguro di sì perché stiamo lavorando per quella cosa lì e quindi mi auguro che arrivino il prima possibile, perché non è che devono essere i tifosi preoccupati, la preoccupazione è la mia, non dei tifosi, che i tifosi la squadra ce l'hanno bella che è scritta, cioè non hanno mai avuto un problema e quindi non devono essere loro i preoccupati, il preoccupato dovrei essere io. La discussione al TAR di martedì e venerdì i calendari, due appuntamenti che scandiranno una settimana, la prossima decisiva per capire quale sarà il destino del Teramo. La prossima settimana, stavolta per davvero, sarà quella decisiva per il futuro in un senso o nell'altro del Teramo. Da qui ormai non si torna più indietro. Martedì ci sarà la discussione al TAR rispetto alle posizioni dei biancorossi e del Campobasso, che hanno inoltrato, vedendole accolte entrambe, istanza cautelare al Tribunale Amministrativo per quantomeno provare a giocare le ultime residue speranze di salvare il professionismo. Innanzitutto partiamo con un assunto. In caso di accoglimento della richiesta, quindi con l'annullamento dei provvedimenti di Covisoc, Collegio di Garanzia dello Sport e il reinserimento del Diavolo in Serie C, tutto quanto mancava nella domanda originaria dello scorso 22 giugno andrebbe sanato. Questo per sgombrare il campo da un ritorno indolore nel professionismo. A quel punto infatti ci sarà da mettere mano al portafoglio e ripianare quanto c'è da ripianare. È chiaro che questa sarebbe comunque la soluzione migliore. Il parco giocatori, quelli sotto contratto, ovviamente sarebbe salvo e la categoria mantenuta, con la Lega di terza serie che a quel punto si troverebbe venerdì 5 a svelare i calendari mettendo le due compagini Teramo e Campobasso nei gironi che saranno ufficializzati sempre nei prossimi giorni e comunque prima della stesura degli impegni domenicali. Poi si potrebbe partire con la scelta di allenatore e direttore sportivo, poiché Scem Manfra sono da tempo impredicato di essere queste due figure mancanti, e infine con la costruzione di una rosa che avrà l'unico compito di portare a casa una salvezza difficilissima, visto il ritardo accumulato in queste settimane. Le altre compagini sono già in ritiro e stanno completando l'allestimento degli organici, a cui manca davvero poco per essere messi a punto. Il Teramo, qualora conservasse la Serie C, dovrebbe farlo in pochi giorni, così come la preparazione, che allo stato attuale non potrebbe che essere in città per accelerare i tempi, anche considerando che dalla discussione al TAR in poi mancherebbero 19 giorni al primo impegno ufficiale in Coppa Italia e 26 al primo impegno in campionato. Discorso diverso invece se il TAR dovesse rigettare le richieste delle due escluse dalla Lega Pro. La terza serie a quel punto troverebbe Fermano e Torres a completare le 60 e per il Teramo si aprirebbero le porte del dilettantismo, con lo svincolo d'ufficio dei calciatori attualmente tesserati e col primo cittadino che dovrà allestire in poco tempo il bando per le manifestazioni di interesse. Il contributo a fondo perduto sarebbe di 300.000 euro, cosa simile in queste ore sta accadendo a Catania. La Federcalcio ha concesso la possibilità di iscrivere il Catania SSD, recentemente costituito ed affiliato alla massima divisione del calcio dilettantistico. Soltanto una volta valutata positivamente la documentazione al completo, la federazione procederà con l'iscrizione in sovrannumero della squadra rosso-azzurra in Serie D. L'approdo del Catania in sovrannumero porterà il numero delle società a quota 169, numero già elevato e col Giorgione che punta al ripescaggio anch'esso. La tempistica dunque stavolta farà tutta la differenza del mondo, il Diavolo ci prova, se ci riuscirà potranno dirlo solo i giorni che verranno. Signore e signori, con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.